Viva Voce con Giuseppe Cruciani. 9 minuti, gentili ascoltatori, numero verde per chiamarci 824 0024, vi ripeto 824 0024, oggi aspetto molte telefonate da parte vostra per il personaggio che abbiamo ospite negli studi a Roma e che fra poco vi presento, messaggio sms 349 238 6666. Dopo 6 anni difficili, complicati, burrascosi, non ci sono termini e aggettivi forse giusti per definire, soprattutto da parte di chi come me non li ha vissuti e guarda, osserva solo dall'esterno, sta per ripartire uno dei personaggi più conosciuti, più amati del nostro spettacolo. Sicuramente ricordate queste note, questa voce, questa canzone. Francesco Nuti, buongiorno. Ciao. Buongiorno, in collegamento dagli studi di Roma, fra poco inizieremo la nostra conversazione. 824 0024, prima l'apertura della borsa. Com'è andata, come sta andando Simone Spezia? Sì, preannuncio una pessima giornata, buongiorno. L'S&P MIB sul mercato dei cambi, l'euro quota 1,2882 contro dollaro, naturalmente da segnalare anche oggi l'andamento della Juventus. In questo momento cede l'11,5% sul mercato, a voi. Grazie, davvero incredibile questo andamento della Juventus nei giorni scorsi e anche oggi. 9:11 minuti, 824-0024, Francesco Nuti, con che sensazioni si riparte a 51 anni dopo essere stato uno dei protagonisti del cinema italiano non tantissimi anni fa, essere stato fuori dal grande giro, si può dire così, a lungo, dopo aver attraversato momenti di cui parleremo, perché lei nei giorni scorsi ha detto una frase che mi è piaciuta molto e che mi ha colpito molto: mi vergogno di chi si vergogna. Con che sensazione si riparte? Sì, io mi vergogno di chi si vergogna. Cioè, mi spieghi bene. Dunque, io ho avuto un momento molto particolare e quindi io mi vergogno di chi si vergogna. Di chi si vergogna di cosa? Allora, dunque, io ho avuto momenti di depressione. Sì? Mi senti? Sì, sì, ti sento molto bene. Ok. Dunque, io mi vergogno di chi si vergogna. Di chi si vergogna della propria malattia, del proprio star male, della propria depressione? Certo. Di chi si vergogna di dirlo? Di chi si vergogna di confessarlo? Scusami, parliamo chiaro. Sì. Io ho avuto depressione e quindi io ho avuto il coraggio di dire quello che ho. E dunque chi è che si dovrebbe vergognare? Chi si vergogna di dirlo? Chi si vergogna di dirlo in pubblico? Certo. Certo, assolutamente. Con che sensazioni vuoi ripartire, Francesco? Francesco, io mi ci da capo. E quindi farò un film, teatro e farò quello che voglio io. Riparto da un CD innanzitutto, no? Perché abbiamo sentito la canzone, certo, che abbiamo certo, sentito prima, ed è una canzone, vecchia canzone, è una canzone storica del tuo repertorio. Le canzoni hanno sempre accompagnato i tuoi film, ma ci sono anche degli inediti, per esempio questo qui. C'è un brutto temporale. 1 ottobre sì, è il titolo di questa canzone. Francesco, perché hai deciso di ripartire innanzitutto dalle canzoni? Dunque, io ho avuto molto tempo e quindi ho fatto un disco. Hai avuto molto tempo? Parlami, dai, domandami. No, ti sto domandando, perché proprio da un disco? Perché il disco è importante.
Quindi avevo tempo e molte persone mi avevano chiesto di fare un disco e quindi ho accontentato precisamente. Hai accontentato tutte quelle persone che ti chiedevano di riprendere con un disco, con la voce, con la canzone. Tra l'altro dicevo, non ci sono solamente i successi che hanno accompagnato sempre, perché in tutti i tuoi film tu hai cantato, no? C'è sempre, certo, stata una tua, c'è sempre stata una tua, certo, canzone. Ci sono anche degli inediti come questo qui. E il cinema? Il cinema è in imbarazzo. Comunque, senti, scusami. Sì. Mi ascolti? Sì, sì, ti ascolto molto bene. Bene. Il cinema è in imbarazzo. Io ho fatto un disco perché volevo fare un disco. Perché in imbarazzo il cinema? Spiegami bene. Attento, attento. Il cinema è in crisi. Sì. Prendo una pausa. Dunque, no, Francesco, cinema... Francesco, torniamo a te, prima di parlare del cinema, scusami. Torniamo a te. Io ripeto, mi ha colpito molto una frase che tu hai detto nei giorni scorsi. Riprendiamo da questa frase. Mi vergogno di chi si vergogna. Esatto. Dunque, io avuto... Tu hai messo in pubblico, ne hai parlato tranquillamente 2 o 3 anni fa i tuoi problemi, che sono... Esatto. Che erano... Ho messo in piazza quello che è in piazza. Quindi, chi si vergogna, si vergogna per loro. Cioè, avere una malattia come la depressione, fare abuso di alcol, avere persino voglia di farla finita, di suicidarsi. No, scusami, aspetta, bambino. Corro? Sto correndo? Bambino. Ho detto delle sciocchezze? Bambino, scusami, io ho avuto depressione, scusami. Ho avuto la depressione in un film che era importante, Donne con le donne. Sì. Depressione vuol dire stare attenti. Io l'ho avuta e l'ho combattuta. E ne sei uscito? Cosa pensi te? Te lo chiedo. No, tu cosa pensi te? È una domanda che faccio a te, sei l'unica persona che può rispondere a questo. Immagino, per il fatto che hai voluto rilanciare le tue canzoni, hai voluto rilanciare il tuo cinema, hai annunciato, credo... Scusami, una cosa è importante. Sì. Io in questi 6 anni di depressione ho fatto pittura, però non sopporto colui che sai cosa è la vita? Cosa? La vita? Io sono un uomo nuovo. Tu sei un uomo che non va? Che non vai? Un uomo nuovo. Nuovo. Per il cinema hai detto più volte se sono diventato un reietto, uno da scartare, uno da non considerare più. È ancora così secondo te? No. Vedi, il cinema è fatto da 80 persone. E quindi io tranquillamente, molto tranquillamente, farò quello che devo fare. Quindi farò cinema, farò teatro, farò mostra di pittura, farò quello che voglio. Dimmi come riprenderai con il cinema. Abbiamo sentito Olga e i fratellastri Billy con Sabrina Ferilli e Isabella Ferrari, è così? Sì. Da quando inizierai? Sì, però scusami, perché non fai domande più precise?
Più precisa di questa sul tipo di film che vuoi. Che film è, per esempio? Dai, raccontami il film che vuoi fare. No, tu non ce l'hai, puoi. Ce l'hai in testa questo film. Tu non puoi rispondere così. No, io ho detto raccontami il film che vuoi fare. È una domanda molto precisa, Francesco. Il film è mio che farò, Olga e i fratellastri Willy, è un film di, non so come dirti, scusami, di acume, tu conosci la parola acume? Certo. Ok, sarà un film importante. Lo speriamo tutti. Raccontami qual è la storia, qual è la trama. Non ti racconto la storia. Poi perché non chiami qualcuno? Qualcuno di chi? Qualcuno che ha fatto il film? Poi, scusa, hai annunciato anche uno show personale. Questo è interessante. Io, oltre all'uscita di questo CD. Nel 2007 farò uno spettacolo. Ah, ecco. Uno show da solo? One Man Show si chiama. Che è un po' la nuova frontiera dello spettacolo. Molti di voi sicuramente riconoscono e ricordano Francesco Nuti per i film sul biliardo. Poi ci parlerai magari del biliardo, Francesco. Io, Chiara e lo Scuro. Questa è la stecca da biliardo, la mistecca. Se avevo lei stasera, vabbè, ma questo è un altro discorso. Ah, scusa, io non me ne intendo, ma non sono di legno le stecche? Le stecche ce ne sono due tipi, di legno e d'alluminio. Io preferisco l'alluminio. Cioè, oddio, la stecca di legno c'ha più cuore, c'ha più anima, è più passionale, sanguigno. Infatti, quando tu colpisci la palla, la stecca di legno, no? Tu senti e fa toc. E si sente che è un toc più toc, capito? Mentre la stecca d'alluminio sta lì, più fredda. Non ti dà troppa confidenza. Sta lì e ti guarda, e soprattutto pensa. Vediamo che fa questo lì. Però se tu riesci a conquistarla, non ti molla più. Cioè, per spiegarti meglio, la stecca di legno c'ha il suo cuore, mentre la stecca d'alluminio vuole il cuore se ce lo metta a te. E tu giochi sempre a biliardo? Sempre, quando non lavoro gioco, e quando lavoro ci penso. Francesco Nuti del biliardo, ma anche Francesco Nuti del suo CD recente, per esempio Non tenermi qui. minuti. Francesco, hai una voce bellissima, eh? C'ho una voce. No, lasciatelo dire, una voce bellissima. Sì, ti ringrazio. Se l'hai vista camminare, un'altra delle canzoni del nuovo CD di Francesco Nuti. Sì. Dai che ce la facciamo, bambini innamorati. L'hai vista camminare. 9:27 minuti, Francesco, ribadendo che hai una meravigliosa voce, che ne dici se riprendiamo la conversazione un altro giorno? Perché? Mi sembra che questa mattina non ci siamo, per diversi motivi. Cioè? Dimmi. Non ci siamo, siamo un po' legati, forse tutti e due. Senti, scusami. Siamo un po' legati tutti e due. No, io ti parlo ora. Di che mi vuoi parlare allora? Parlami brevemente, poi mando la pubblicità. Parlami brevemente, passo ad un altro argomento. Parlami brevemente io del ti film. Parlo parlami del film che vuoi fare, brevemente, poi passiamo alla pubblicità ad un altro argomento. No, non ti parlo del film. Allora di cosa? Delle canzoni? Allora, io sono un grande talento. Questo tutti lo riconoscono. E so fare tutto quello che posso fare. Francesco, ne rivediamo un altro giorno. Ti ringrazio. 9:27 minuti, pubblicità 824-0024. Nella seconda parte di Voce di Oggi parleremo dello scandalo che sta travolgendo il calcio. Tra poco.